a tutti Franz dal vostro Super Corris. Eccoci qua, ragazzi. Terzo giorno di indagini al Fosso degli Spiriti. Questa volta andremo dall'altra sponda, la sponda sinistra. In cosa si differenzia? È molto più bassa di quella destra, cioè va molto più in discesa. Discorso qual è? Sembrano due ambienti completamente differenti, ecco perché ho deciso di fare questa cosa, proprio per vedere se magari ci sono un altro genere di entità. Grazie a Dio finora abbiamo incontrato tutte entità buone che hanno voluto colloquiare con noi in maniera gioviale. Alcuni messaggi non l'ho capiti, come avete fatto notare, giocare queste cose qua sono messaggi probabilmente di vita, di quello che facevano in vita queste persone, quindi magari c'erano dei bambini a parlare con noi. Oppure il messaggio sanguinoso potrebbe essere qualche battaglia che c'è stata qua nel Medioevo, in epoche diverse, nella guerra mondiale. Quindi, ora sostanzialmente passeremo dall'altra parte e vedremo cosa ci rispondono. Chiaro che molti mi avete detto, però l'app non è attendibile. Ma certo che è attendibile, ragazzi, è attendibile per il semplice motivo che risponde in maniera consenziente e è riuscita anche a leggermi nel pensiero in alcuni momenti. Sintomo che ci sono delle entità che probabilmente capiscono quello che stiamo dicendo, pensando e lo riescono a replicare. Perciò passiamo di qua, farò delle foto. Perché due volte mi hanno detto immagini in questi giorni e non ho capito che probabilmente dovevo scattare delle foto. Scatteremo anche delle foto e vediamo se riprendiamo anche visivamente qualche entità. Eccoci qua, siamo dall'altra parte del fosso. C'è qualcuno che ci vuole dire qualcosa tramite la radio? Non alzare anche il volume, che ce l'ho basso. Andare. Potrebbe andare. Di là è la parte dove camminiamo di solito noi. C'è qualcuno che ci vuole dire qualcosa? Siamo tornati pure oggi in pace, giusto perché ci piace colloquiare, ci piace conoscere chi popola questi luoghi da molto più tempo di noi. Ci sei? Però il posto è abbastanza macabro, guardate qua. Vegetazione fittissima, noi di là camminiamo, dove vedete in mezzo a quelle piante. I cani qua, già sono scomparsi gli altri. Pensa te dici. Pensa, che dici? Probabilmente. Questa mi sembrava una voce di una radio, ragazzi, guardate qua. Cosa devo pensare? Voglio capire se c'è qualcuno che sta parlando con me. Noi veniamo in pace, vogliamo solo parlare. Non vogliamo dare fastidio a nessuno. Sai? Vabbè, raga, siamo passati alla nostra solita, nostro solito Ovilus, vediamo un po' se riusciamo. Dove sei? Sono qua, vedi, parte subito l'Ovilus. Stiamo dall'altra parte del fosso, guardate qua, raga, mo cambio la telecamera. Faccio vedere cosa c'è di qua, vedete, cioè, un bordello. Chi c'è da questa parte del fosso? Laggiù stanno pure delle case. Ci sta qualcuno che vuole parlare con noi di qua? Questa è l'ultima indagine che facciamo. Poi per un po' non veniamo più. Qualcuno che vuole parlare con noi? Noi siamo dall'altra parte del fosso rispetto a ieri. Poi andremo laggiù che c'è quella piccola radura che abbiamo visto dall'alto ieri dove ci stavano quelle apparizioni. Mi sembra un luogo tipo mistico, ma lo vedrete fra poco.
Comunque è molto macabro questo lato del fosso. Guarda che roba. Ci sai, oggi non c'è nessuno che parla con noi? Guarda che hanno pulito bene, oh. Tutto terreno bello pulito, battuto. Cancello. Cancello. Stiamo andando verso un cancello, verso un'entratura. Verso un varco paranormale, mi stai dicendo? Guardate che roba. Noi lassù camminiamo di solito. Sento dei passi qua sotto, raga. Sì, può essere qualsiasi animale, non è che sto a dire che ci sta qualche persona. Sei tu che stai facendo questi passi? Come ci vorrebbe un doppio telefono per poter prendere sia la parte quella col Kinect che questa. Chi è? Chi c'è? Quando? In questo momento sei tu che stai facendo questi passi? Sento camminare. È aumentato pure il cane mio. Ci va a contaminare le prove. Andiamo. Baby. Vieni, vieni. Luna, andiamo. Andiamo di qua, dai. Ehi. Andiamo. Oh, terre pulitissime. Diciamo, mi sa di là pare che non si può camminare. Ecco, siamo arrivati per il porco, zio. Ecco, pure qua ci sta lo bordello. Dai, dobbiamo passare qua. Stiamo venendo verso il cancello là all'entratura. C'è qualcuno che ci aspetta? Caiva. Qua è un casino, voglio. Camminare è un casino, guarda che cazzo ci sta per terra. Guarda i miei cani da dove escono. Pazzesco. Ci sono entità che vogliono parlare con noi. Che hanno fatto? Un rumore strano, ho visto i cani correre. Chissà che ci sta. Qua il pericolo sono pure i 5. Sei stato prima. Forse dove sono stato prima ci sta qualcuno che... O il cancello, qualcuno che voleva parlare. Guarda, questo è un posto veramente mistico, ve lo faccio vedere. Oh cavolo. Niente, ragazzi, una piccola botta e senti i cani abbaiare. Allora qua, come potete vedere, Canada. Canada, eri canadese. Eri del Canada, eri. Può essere perché qua sono venuti americani, canadesi. Guardate qua, questa è una radura praticamente circondata dalla vegetazione, così da quando... Nessuno capisce. Ma nessuno capisce, mi devi dire, mi devi cerca di dirmi le cose come ti chiedo io. Vedete qua, raga, una radura enorme. Con questa che è l'unica entrata, sembra proprio di entrare in un portale, guardate qua. Solo che è praticamente impraticabile. E ora vi faccio vedere da dove riprendevo ieri. Che vi dicevo che c'erano due forme che si
che sembravano litigare. Oddio. Vedete là sopra, guardate là, vedete là? Ieri là eravamo, riprendevamo le forme qua che sembravano litigare. Io ti voglio capire, se mi dici qualcosa di sensato, io ti voglio capire. Sono venuto qua proprio per capire. Sei tu che fai questi rumori qua attorno. Guarda roba. Allora raga, proviamo con il Kinect. Ho attivato il Kinect, se ci sei fatti vedere. Oh, non rileva nulla oggi. Non è possibile. Guarda, non rileva neanche i cani. C'è possibile. Ecco, a me mi ha rilevato bene. Puoi apparire qua di fronte a me? Cazzo. Cazzo, raga, due persone, due figure. Una qua e una qua. Che state facendo dietro? Fammi vedere se ce ne stanno altre. Cazzo raga, siamo circondati, guarda qua va. Guarda qua, questo è proprio, sembrava che si avvicinava. Guarda come si è avvicinato ragazzi. Ma è tornato indietro. Ma sono scomparsi. Ci abbiamo dietro. Fatemi muovere un po'. La cosa bella è che ogni volta ci ritroviamo dietro, come se ci volessero prendere alle spalle. Vediamo, ha fatto il cane finalmente. Minchia qua quanto è grosso. Qua ce ne stanno due, tre. Ragazzi, provo a fare delle foto. Là, ho detto, sento camminare là, guarda come è apparsa un'ombra, cioè una forma là, guarda là, guarda, sembra che sta seduta sopra le piante, fateci caso ragazzi, guarda, sembra che sta appollaiata sopra le piante, guarda là, sembra una persona che si arrampica sopra le piante e si siede. Sentitele quale camminare, e mo sento camminare dietro qua. Guarda là sotto ragazzi. Ma sembra nascosta. Siamo circondati. Facciamo un ultimo rilevamento audio. Ecco qua, va. Vedi. Dove si sente i rumori? Guarda come è apparsa una forma. C'è qualcuno avanti a me? Guarda là ragazzi. Sta pieno, praticamente guardate quante, guarda là. Guarda quante ce ne stanno in presenza, 1, 2, 3. Guardate là, ce n'è una proprio là in mezzo. Guarda qua davanti a me se c'è qualcosa. Fammi vedere dietro.
Vicino non c'ho nulla, ragazzi, dietro. Guarda, guarda, guarda. Ce l'ho davanti, ragazzi. Guarda qua, sta sotto di noi. Chi c'è qua con noi? Oh, sono scomparsi, sono una forma lassù. Guarda, ma è arrivata qua. Vi potete mostrare a noi? Potete passare davanti a questa telecamera che ho in mano. Ti puoi far vedere. Niente, là vicino al mio cane ci sta qualcosa, guardate là. E si muove pure. Guarda là, là ci sta qualcosa, qualcuno seduto. Sto vedendo varie figure dietro di me, in mezzo a quelle piantagioni. Siete voi o è solo un effetto ottico della telecamera? Me lo dici per favore? C'è qualcuno che vuole parlare? Là ho visto parecchie presenze. Oh cazzo. I miei cani qua stanno a scandagliare tutto. Mi puoi dire chi c'è dietro le mie spalle? Raga, questo sembra proprio un posto fuori dal tempo. Intorno non c'è nulla. Non si può dire. Volevo chiedere, ma siete sempre entità? Quanti siete innanzitutto? Se si può. Luna, vieni. Perché la gente non crede che voi rispondete alle mie domande, dicono che è tutto finto. Quanti siete? Qua tutto un rumore, era tutto un... Tutto un rumore, sì, ci sono i miei cani, stanno di qua, ma di qua non ci sta niente. Posso avere un numero di quante entità stanno cercando di parlare con me? State qui in mezzo ai cespugli? Come se non volessero parlare. C'è qualcuno che vi impedisce di parlare? Che data è? Oggi è il 1° settembre 2023. Tu quando hai vissuto qui? In che anno? In che secolo? Arriva una puzza di morto, sta arrivando qua, raga. Ah, sta arrivando un tanfo di puzza di qualcosa di morto. Oddio, speriamo che sia un animale morto, perché se veramente una... Sta puzza che sento, mica sei tu. Mamma mia, mi devo spostare qua. Che schifo, va. Sento allora la puzza di un tanfo di qualcosa in putrefazione. Mo non c'era, mo arrivate.
Quando sei vissuto qua? In che epoca? Ce lo puoi dire? Ah, raga, sto posto è veramente macabro. Io sono venuto tante volte qua, prima potevi entrare. Mo se se ne va un po' di vegetazione, se inverno qua possiamo entrare. Qua ci sta un fiumiciattolo che scorre. Ma non scorre neanche perché si è prosciugato col caldo, questo dopo inizia a riscorrere. Lei mi ha detto. Cosa ti ha detto lei? Cosa ti hanno detto? Io vorrei sapere quanti siete qui a parlare. Me lo puoi dire? Che ho visto tante, tante entità qua sopra, ho rilevato. Quanti siete? Guardate qua, raga. Ah, vedi? Vedi? Guarda qua, ragazzi. C'è un cadavere di qualcosa. Forse è una capra, guarda là. Ah, che schifo, guarda che schifo. Ve l'ho detto, qua ci continuano a buttare dentro gli animali morti in sto fosso. Questo è un fosso dove chiunque uccide gli animali viene qua e li scarica, guardate là. Cioè, proprio una, penso sia una capra. Non lo so. Ne vuoi sapere? Non dovresti essere qui. Ah, vero. Ma infatti ora me ne vado. Io volevo solo sapere quante eravate e vedere se qualcuno voleva parlare con me e mi voleva raccontare la sua storia. Se non mi volete me ne vado, basta che mi dici vattene e io vado via. Però per arrivare laggiù la puzza, cioè... È un animale morto, ma non arriva fino a così lontano la puzza. Poi guardate qua, non tira una... uno scricciolo di vento. Dimmi qualcosa, così me ne vado. Cazzo, ci sta. Sembra come se all'improvviso si sta animando tutto il luogo, ragazzi. Sento rumori ovunque. Sento rumori dietro, sento rumori qua, sento rumori laggiù, sento rumori laggiù. Penso siano i cani. Sei tu che fai rumore? Oh, il mio cane, guarda là dove ci stanno quelle cose che abbiamo ripreso prima. Proviamo a fare una ripresa con l'Ovilus. Cioè, raga, si è bloccato tutto, porco zio. Qualcosa ha fatto bloccare la telecamera e praticamente stavo risalendo e niente, mi ha detto America. E ora c'ho il file rotto, rovinato. America, gli ho detto cazzo. Quindi vedi che ridà, avevo chiesto se c'erano i soldati americani qua e mi ha detto America. E io stavo dicendo vi ringrazio perché ci avete liberati durante la seconda guerra mondiale dai tedeschi, ci avete aiutato a liberarci. Questo è strano. Vedi, vedi come asponde, questo è strano. Voi me l'avete a dici perché l'avete fatto bloccare. Stavo dicendo grazie a tutti, si è bloccata la telecamera, poi ho ripreso qua sotto, guardate. Stavo riprendendo qua sotto dicendo... che questo è il luogo dove scendo di solito io per passare dall'altra parte del fosso senza fare tutto questo. Allora ragazzi, vedete in questa inquadratura si vede questa pianta a destra che è proprio all'ingresso della discesa dove si può varcare il fosso e andare dall'altra parte. Vedete, la pianta è colore di pianta. Ora vi faccio vedere la foto che ho realizzato tra le varie foto che ho fatto e potete rendervi conto di come qui sulla pianta ci sia qualcosa di molto molto anomalo.
Qua, come potete vedere, la stessa pianta, guardate una sagoma bianca che spunta come una testa di un corpo che spunta dalla pianta. Guardate qua, ragazzi, sembra proprio la... Boh, sembra come una testa di, non lo so, di una suora. Guardate là, che sta guardando a sinistra. Sembra proprio un qualcosa che sta spuntando davanti la pianta, guardate. Lo si vede in maniera impressionante. La pianta che dovrebbe essere tutta marrone, invece c'è questa foschia bianca che... sostanzialmente si pone davanti. Stavo dicendo, è attinente alla realtà perché praticamente io chiedo sempre se ci sono soldati americani qua che erano durante la guerra e mi ha risposto prima Canada, ma America. È evidente che ci sono delle entità che sono state qua magari durante la guerra e ci hanno aiutato. Raga, mi spiace, vedi che cazzo succede. Ma appena ho riacceso senza registrare, mi ha scritto letto. Non ho capito che cos'è, che cosa letto. Vabbè. Camminiamo, vediamo se dice qualche altra cosa. Sono delle macchine. Voglio far vedere, ragazzi, noi siamo in incognito. Tipo James Bond. Peccato, speriamo che lo riesca a recuperare. Mo' ci sta il file, ma è tutto nero. Vediamo se lo riesco a recuperare perché era proprio bella. America. Vedi che risposte attinenti. Vedi, questo è strano. Cioè, vedi, sono tutte risposte attinenti a quello che stiamo a dire. Io continuo a sentirmi come se qualcuno mi cammina dietro. Allora, sembri doppi passi, pure come ieri. Povero. Povero. Ecco, una trapuzza stranissima qua. Boh. No. Eri povero, Eri. Può essere anche questa perché mo più. Dio. Dio. Mamma mia. Questa è perché molti soldati sono partiti pure perché avevano veramente pochi soldi per guadagnarsi qualcosa. Che avevano il mangiare sicuro. Dio. Dio, tutti crediamo in Dio. Più o meno. Io ci credo. Quindi. Perché mi avete cancellato il file? Mi avete fatto bloccare il telefono? Che ci stava che non si poteva sentire o vedere? Solo America avete detto? Perché? Me lo spieghi? Beh, siamo tornati sulle mie terre. Cosa non si poteva sentire? Perché l'avete rovinato? Sui miei terreni. Che c'era che non si poteva sentire? Scusami. Perché mi avete fatto bloccare il telefono? Appoggio il telefono col treppiedi. Come mai si è bloccato il telefono e non mi avete dato tempo di salvare il tutto? Cioè, quello si salva da solo. Se avete fatto bloccare il video. Pipistrelli qua, vai. Non è giusto.
Perché più risultati porto, più la gente crede che voi ci siete. Mi puoi rispondere, per favore? Eri tu che mi camminavi dietro. Sarò sempre a camminare qua. Sei tu che mi stai camminando vicino? Pipistrello che passa ogni... fa un giro ogni... guarda là. Che cazzo era quello? Questo dobbiamo rivedere al replay, ragazzi. Pipistrello che passa ogni... fa un giro ogni... guarda là. Che cazzo era quello? Questo dobbiamo rivedere. Che potrebbe essere una polvere, come potrebbe essere un orbs. Ci sta qualcuno qua con me? Sì, briciola ci sta. Niente, vedi, oggi molto meno chiacchiericcio degli altri giorni, quando la gente mi dice che parli di continuo, questo non è così, vedi? Parla quando c'è la possibilità di parlare, vedi? Mo per esempio non parla più. Niente, ragazzi, per la seconda volta mi è crashata la telecamera. Inspiegabilmente si è bloccata la telecamera per la seconda volta e non funziona più. Ho fatto un video dove ho ripreso, sento camminare qua sotto, proprio passi chiari. Ho ripreso con la telecamera infrarossi, non si vede nulla. E al momento che ho memorizzato il video si è crashato. E mi ha detto la telecamera non funziona più. Ci ho messo 2 minuti a farla ripartire. Sto riandando verso casa. È evidente che c'è qualcosa che manomette i nostri strumenti. Ma raga, è così. Sappiamo che ho visto pure parecchie puntate di Ghost Adventure, queste cose qua. Sappiamo che accade. Perché evidentemente quando non vogliono far imprimere un filmato, succede questo. Io semplicemente avevo chiesto, aspettate che chiudo un po' il treppiedi, io avevo chiesto, cioè stavo parlando, ho semplicemente sentito dire America, stavo ringraziando, ho detto sarai un soldato americano che ci ha liberato dall'oppressione dei nazisti, ti ringrazio, si è bloccato. Stavo riprendendo il luogo dove io scendo di solito quando non ci sta tutta questa erba e questa zozzeria, si è bloccato. E in più ho chiesto, sei tu quello che cammina dietro di me, santo, sembra a camminare dietro di me. Mi ha finito. E vabbè, raga, è così, che vogliamo fare? Purtroppo la situazione è questa. Stavo dicendo, poi, sembra che rimangono sempre là comunque nel contorno del fosso, perché come ti avvicini a casa non ti seguono più, fateci caso. Mi dà l'impressione che sono proprio dei custodi del fosso. Ma cosa c'è di così particolare da custodire nel fosso, ragazzi? Cosa c'è? Io questo voglio capire. Vedi, mi hanno scritto cancello. Potrebbe essere un portale per altre dimensioni, per l'aldilà oppure per altri universi. Ecco perché ci sono stati questi avvistamenti. Potrebbe? Non lo so. Io comunque monto tutto. Fatemi sapere voi che ne pensate. Chiaramente basta andare a indagare qua per ora, poi non è che non ci tornerò, dato che è un luogo così attivo. Però come avete visto anche questa sera non ci sono state quelle risposte a mitragliatrice che ci abbiamo avuto dall'altra parte. Quindi la gente dice, no ma vedi, ti risponde, perché è fatto apposta, è finto. No, non è finto, come avete visto le risposte sono molto consenzienti. Però oggi c'era molta meno voglia di parlare. Però con il Kinect abbiamo ripreso 27.000 entità che praticamente ci circondavano. Quindi vedete che chi dice, no io l'ho testata l'app, se avessi capito, è stato pure quel del Pit e non mi è piaciuto, se avessi capito che non era buono, raga, ma io stavo qua a perdere tempo, c'ho da fare mille cose a casa, sto là, cioè non è che vado in giro tutto sudato, giù per le terre, in mezzo alle carcasse degli animali, non mi interessa, quindi. Vedremo di trovare luoghi, magari, dove andare a fare delle nuove indagini, che ci possono dare, magari, delle nuove prove di quello che noi affermiamo, ovvero che ci sono le entità, non siamo soli al mondo. Ciao ragazzi.